fortemente discussi anche nell'ultimo periodo è il dialogo tra le diverse religioni. Qual è la visione che l'Islam ha delle altre religioni e secondo voi cosa si potrebbe fare? Innanzitutto c'è da dire che sia l'Islam che l'ebraismo e il cristianesimo sono tutte e tre religioni monoteiste, quindi comunque hanno molte caratteristiche in comune. Ad esempio, appunto, venerano tutte e tre un solo Dio e attraverso preghiere in tre casi diversi, e tutte e tre hanno un testo sacro. E solo che allora l'Islam non va inteso come in antitesi alle altre due religioni, ma più come un completamento. Cioè, alla fin fine viene. Dovrebbe essere visto. Dovrebbero essere viste tutte e tre come tre religioni comunque molto unite. Ci potrebbe essere un dialogo e una convivenza, che ovviamente qua non, cioè, nei nostri giorni non si parla molto di una convivenza, ovvero non è presente tanto. Si va quasi un po' contro questa convivenza, ovvero non sembra che, esatto, che la gente voglia andare proprio con questa, cioè, allora, aspettate. No, cioè, non si pensa, cioè, dalle critiche che riceviamo noi musulmani, soprattutto in questi giorni, anche contro il fatto che nessuno vuole costruirci un pezzo di terreno e farci costruire anche una sola moschea, cioè un diritto di avere una moschea, questo non porta a una convivenza tra le tre religioni, mentre invece tranquillamente noi vediamo i nostri paesi arabi che sono islamici, ci sono chiese tranquillamente e persone convivono tranquillamente, non ci sono persone. Beh, hai fatto quella faccia, fidati, io ti parlo da Giordania, da noi c'è solo una, cioè, ad esempio da noi c'è una città in cui ci sono solo chiese, ci sono solo cristiani ortodossi, però comunque ci sono solo ortodossi, cioè cristiani, hanno delle chiese tranquillamente, poi è vero, ci sono persone... Ok, non esiste soltanto la vostra città, cioè ci sono diversi casi. No, però ci sono delle chiese comunque. Cioè, comunque alla fine secondo me va distinto il fatto che non per forza chi è arabo è musulmano e non per forza chi è musulmano è arabo. Quindi ad esempio io parlo della Giordania, in Giordania ci sono arabi che non sono musulmani ma sono ad esempio cristiani, là non c'è nessuna distinzione, cioè a me appena la riconosci andando là una persona cristiana da una musulmana dal rapporto che hanno tra di loro. E infatti appunto in Giordania come anche in Egitto, in Marocco ci sono chiese e non c'è nessuna distinzione, non si fanno assolutamente distinzioni fra un arabo musulmano e un arabo cristiano. Qua dipende anche, cioè ovviamente io ho generalizzato come anche qua si potrebbe generalizzare, cioè ci sono casi in cui qua non ci sono distinzioni, non si distingue molto, cioè non si fanno distinzioni tra religioni. Altri casi, come aveva detto lei, ad esempio, l'esempio che aveva fatto prima, in cui comunque ma qua sembra fanno troppo un po' pesare la distinzione. Qua sembra troppo che la gente non sappia se è contro i musulmani o è contro gli arabi o gli stranieri. Perché qua si parla, cioè, tu vedi... Da una parte uno è contro, cioè ti dice io sono contro di te perché cioè ci sono parti, cioè razzismo così, però ti dicono che sono contro i musulmani, però dall'altra parte però è anche contro altre persone, cioè proprio per la nazionalità. Si confonde troppo religione e origine. E questo, cioè, non si sa, praticamente qua non si sa cosa si vuole, se contro chi bisogna stare. Esatto, cioè se uno è contro la religione o è contro proprio le tue origini. Ma per qua cosa intendi, in Italia o in Europa?
in questo caso in Italia, perché la mia prima persona. Beh sì, potete parlare della vostra. Secondo me in Italia è per la prima persona, esatto. Ma poi anche perché nel resto d'Europa ad esempio ci sono le moschee, cioè ad esempio io ho vissuto un atto di razzismo, non riuscivo a trovare lavoro perché porto il velo, negli altri paesi europei invece è più facile trovarlo, anzi, trovano ragazze velate o donne velate che fanno tutti i tipi di lavori, tutte le mansioni, non fanno i lavori più bassi o dimmi. Ma a proposito di questa cosa del lavoro e del velo, ma in Francia per esempio hanno fatto una legge in cui hanno vietato di portare il velo in luoghi pubblici. Hanno vietato di portare il burka, non il velo. Il burka, ok. No, anche il velo. In Francia diciamo che è un po' diverso, okay. Cioè la Francia essendo proprio paese laico 100%, sì, ma c'è il Vaticano in Italia, esatto. Cioè, l'Italia, no, cioè diciamo che l'Italia non sarà mai laico al 100%, la Francia invece essendo un paese laico totalmente, non è vietato solo il velo ma è anche vietato portare una collana col crocifisso, cioè qualsiasi simbolo che rappresenti la religione. Ovviamente nei nostri confronti sarebbe anche sbagliato, in quanto il velo è qualcosa di religioso, cioè il crocifisso non è che c'è un versetto della Bibbia che vi dice portate il crocifisso al collo, è qualcosa che si fa in più. Noi c'è un versetto del Corano che ci invita a portare il velo e questo ci viene tolto in Francia, però diciamo che lì è un po' diverso, lì è proprio la legge dello Stato come laico. Invece qui secondo me più che altro il problema è che noi parliamo sempre di integrazione, ma noi non abbiamo bisogno di integrarci, noi siamo già integrati ma abbiamo bisogno di interazione, perché integrazione noi teoricamente siamo già integrati, viviamo qui, andiamo a scuola, ma non c'è interazione tra noi e gli altri in alcuni casi, ed è questo il problema, cioè abbiamo bisogno di interagire, non di integrarci. In teoria se tu sei integrato non hai rapporti. Non sempre. E cioè, quindi allora, cioè non ho mai capito. Io conosco alcune persone che sono integrate, vanno a scuola qui, studiano qui, però in classe subiscono degli atti di razzismo. Teoricamente sarebbe integrato ma non sei perché integrato vuol dire che io vivo in questa società a 360 gradi, però nessuno interagisce con me e questo è la differenza. Cioè io è come io sono nel cerchio ma gli altri si allontanano da me. Tu non hai termini di paragone. Cioè se tu mi dici una cosa sul cristianesimo, io so come funziona nell'Islam, quindi io dico, ah ok, quindi io adesso so che per me, che sono musulmana, funziona in questo modo, per un cristiano funziona in un altro, quindi quando tu fai una cosa io ti rispetto perché ho capito che tu la fai perché è dettata così dalla tua religione. Se tu invece non conosci la tua religione, non puoi neanche conoscere la mia, perché se io ti dico come funziona da me, tu non mi rispetterai mai perché non capisci che è una regola che ho deciso di seguire io per un determinato fatto, perché tu non hai proprio una cultura, una base religiosa tua, quindi non potrai mai rispettare né me né nessun altro, quindi neanche un buddista, per dire, non andrai mai a capire la differenza degli altri, quindi è proprio una questione di ignoranza secondo me, perché il dialogo c'è e il dialogo c'è, se non c'è lo puoi creare, perché comunque ci sono diverse religioni in Italia e le persone con diverse religioni sono dappertutto, non ci sono dei ghetti dove le religioni vanno ad infilarsi, siamo tutti, viviamo tutti, conviviamo tutti insieme, quindi se vuoi creare un dialogo lo puoi creare, però se hai un'ignoranza di base che è poi sempre, cioè l'ignoranza va sempre a braccetto col razzismo, quindi se sei ignorante, un po' razzista, perché non perché vuoi essere razzista, ma perché sei ignorante, quindi non sai, ignori, la parola ignorare non è cristiani. Non sono neanche. Appunto, non conoscono neanche la propria religione, quello che dicevo prima, quindi non hanno termine di paragone. Insegna che devo rispettare come l'Islam dice così, dice la stessa cosa. C'è un versetto nel Corano in cui dice com'è, vi creammo da un uomo e da una donna e facemmo di voi tribù, no c'è una parola prima di tribù, vabbè, tribù affinché vi conosciaste, cioè proprio ci dice, ci invita al dialogo, ci dice voi siete musulmani, ci sono altre religioni che voi dovete conoscere e dovete rispettare, ce lo dice, quindi l'Islam invita al dialogo ma invita soprattutto al rispetto. Poi dice anche che devi rispettare soprattutto, avere un rispetto proprio
cioè un vero rispetto solo proprio per le persone delle altre religioni. Tipo c'era il profeta Muhammad, che c'era uno degli ebrei che buttava sempre la spazzatura davanti a casa sua, e lui quando si è ammalato questo ebreo, lui è andato proprio a visitarlo, cioè si è dimenticato di quello che ha fatto e per rispetto è andato a visitarlo, cioè, mentre era malato. L'ebreo buttava la spazzatura davanti alla casa del profeta, e il profeta, pur subendo tutti i giorni questo atto di discriminazione, è andato comunque a visitarlo. Quindi il profeta ci fa vedere lui stesso, cioè non è che ci dice le cose così e basta, ma ci dice: guardate, io stesso che venivo discriminato tutti i giorni in questo modo, quando ho saputo che il mio vicino di casa stava male, ho preso e sono andato a visitarlo, anche se la mattina stessa mi aveva buttato la spazzatura davanti alla porta di casa.